Il compositore Damiano D'Ambrosio firma brani di accompagnamento a una visita al museo dedicato al pittore Angelo Brando a Maratea, un'esperienza che potrebbe essere presto replicata in altri luoghi. Voltiamo ancora pagina, musica e cultura, è in uscita il CD Colori di Brando con le musiche che il compositore Damiano D'Ambrosio ha realizzato come vera e propria colonna sonora per le opere del pittore impressionista Angelo Brando, opere esposte a Maratea, e già si pensa di dotare altri musei di apposite musiche di accompagnamento alla visita, come ci racconta nel servizio Igor Uboldi. Colorare la musica o far risuonare l'arte, questo è il dilemma. Ma da qualsiasi punto di vista la si voglia vedere, l'iniziativa di creare una colonna sonora per una pinacoteca è una prima mondiale. Ed è un primato lucano. Parliamo dei Colori di Brando, musiche composte per accompagnare sonoramente la collezione di Angelo Brando esposta a Palazzo di Lieto a Maratea. Questo segna la peculiarità, l'originalità della Pinacoteca Brando, che il più piccolo e il più giovane museo della rete afferente alla direzione regionale Musei Basilicata, diretta dalla dottoressa Marta Ragozzino. In occasione dell'uscita del CD, ricordiamo che il compositore D'Ambrosio ha messo in musica 9 dipinti che danno il titolo ai 9 brani della partitura. Ogni arte ha la sua specificità che le deriva dal materiale di cui si serve. Esiste tuttavia una profonda analogia tra le varie arti come la pittura, la musica, la poesia, la scultura, il cinema, la danza. Questa è la ragione per cui è possibile una contaminazione di generi. Per accordare il lavoro ci si è messa la direzione regionale Musei Basilicata, l'AMS, Giovanni Pompeo e i solisti dell'orchestra di Matera. Questa nuova operazione è ancor più mette a fuoco quell'antico connubio tra colori della pittura e colori della musica. Una musica senza tempo, quella di Damiano D'Ambrosio, che però, come quella di Nino Rota, per esempio, uno dei suoi maestri, può arrivare oltre le barriere del tempo. Le musiche si ascoltano, ovvio, anche all'interno della Pinacoteca, perché è davanti alle opere di Brando che si trova la chiave giusta d'ascolto, la chiave di violino.